mister, buongiorno. Ti volevo chiedere subito all'inizio, si è parlato tanto in settimana di questo impegno di domani che sulla carta potrebbe essere semplice, però i giocatori in settimana, ma anche te come uomo di calcio, immagino che la penserai in maniera diversa. Hai avuto sentore in settimana del rischio magari di poterla prendere sotto gamba questa partita dai tuoi? No, non ho avuto questo sentore, non... Siamo bene, anche oggi siamo molto bene, non dobbiamo fare questo errore di valutazione, ma non credo che lo faremo. Siamo una squadra di ragazzi intelligenti, sappiamo quanto è importante per noi la partita di domani, è una competizione, quindi è difficile, sarà una partita difficile perché tutte le partite hanno le loro insidie, dovremmo essere bravi a migliorare rispetto alla partita della Turris, in cui potevamo gestire meglio quei 20 minuti del secondo tempo, quindi il miglioramento della squadra che mi aspetto domani è proprio lì, a prescindere dalla squadra che incontriamo domani e a prescindere dalla classifica, è quello il nostro primo obiettivo di domani. Buongiorno, ti chiedo sulla, non sulla formazione ma sulle indisponibilità, chi non sarà convocato per la gara di domani? E da qui magari scaturirà quelle che possono essere le nostre idee. Piacentini, Diachite, Lasic, Valentini e Minnelli non saranno convocati. Santoro ce la fa? Sì. Voglio chiederti, a proposito della gara di domani, in cosa vuoi vedere dei miglioramenti? Dopo la partita con la Turris, nella conferenza stampa post-gara, hai detto nella capacità di chiuderle certe partite a un certo punto della gara, secondo te più in quello vuoi vedere dei miglioramenti o anche nella fase difensiva? La capacità di saper gestire determinati momenti della partita. Ogni partita ha la storia a sé, ha la sua storia. Col Francavilla sono partiti forte e poi si sono calmati. Con la Turris hanno fatto 20 minuti nel secondo tempo in cui hanno alzato la pressione. Non so domani che partita sarà, però in quei momenti lì in cui le partite, no, perché noi in questo momento c'è sempre molto equilibrio nelle nostre gare, in quei momenti lì in cui si decide una partita dovremmo essere bravi a migliorare l'aspetto mentale nel tenere, nel reggere. Quando parlo di reggere non parlo solo di fase difensiva, perché si regge non prendendo gol, ma parlo anche di fase di possesso, perché la palla va gestita meglio, non va buttata via. Parlo di maturità nel capire che tipo di momento è e superarlo. Superato quel momento, poi la partita torna ad essere una partita normale. Quindi è lì che dobbiamo lavorare domani mentalmente e approcciare la partita nella maniera corretta. Mister, buongiorno. Buongiorno. Senta, buongiorno. Dunque, volevo chiederle che grado di difficoltà presenta questa gara di domani. Per il Teramo è chiaro l'occasione giusta per rilanciarsi, la Cavese ultima in classifica, anche se fuori casa, però è una squadra che ha conquistato sei dei 7 punti che ha in classifica. È una partita difficile. Quando si scende in campo e l'arbitro fischia, c'è sempre un elevato grado di difficoltà, amichevole, gara che sia. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli, giochiamo a calcio e domani affrontiamo questa partita come una partita normale, come una partita in cui vogliamo fortemente la vittoria. Veniamo da buone prestazioni, la prestazione di Turris è stata secondo me una buonissima prestazione, anche la prestazione precedente con la Vibonese, anche la partita precedente col Francavilla, in cui abbiamo subito un po' di più, ma se andiamo a vedere le ultime due partite, veramente gli episodi hanno girato un po' male, perché con la Vibonese abbiamo preso 2 tiri in porta, abbiamo preso 2 gol. Domenica a Torre del Greco abbiamo preso 1 tiro in porta, abbiamo preso gol, a parte la palla inattiva del gol annullato. Le prestazioni sono state buone, ma poi ci sono dei momenti nel campionato in cui anche se giochi bene non riesci a raccogliere quello che devi. Altre volte abbiamo giocato meno bene, abbiamo raccolto, questo fa parte dell'equilibrio che c'è in un campionato. Noi dobbiamo solamente andare avanti. Domani sarà una partita difficile, bella, entusiasmante per certi versi, perché per noi è una grande opportunità e l'affrontiamo come tale. Buongiorno mister, nel tentativo di dare
una mano comunque di aiutare gli attaccanti a rendersi più pericolosi in avanti e quindi a segnare maggiormente. Finora insomma mancano un po' i gol degli attaccanti. C'è anche nelle tue valutazioni la possibilità, l'idea di poter cambiare qualcosa da un punto di vista tattico, quindi parlo di modulo. Parli di? Modulo. No, modulo per quanto al modulo no. Quindi è soltanto una questione, insomma, come si fa ad aiutarli questi attaccanti a segnare? Come, dove devono migliorare? Ma allora, la fase di possesso è una fase che richiede qualità. È una fase che noi fino agli ultimi 30 metri arriviamo bene, perché costruiamo bene l'azione e ci arriviamo in zona cross, in zona... Quello che va migliorato è un po' la qualità, ma non solo degli attaccanti, va migliorata la qualità nel cross, va migliorata la qualità nei duelli individuali, va migliorata la qualità degli attaccanti, certo, nell'essere pratici, nell'essere concreti, nel fare quello che si fa. È tutta la fase di possesso che va migliorata, però ripeto, noi arriviamo bene, arriviamo, siamo una squadra che non ha difficoltà ad arrivare nella tre quarti avversaria, ma anche negli ultimi 30 metri. Dobbiamo migliorare lì, nello spunto, nella capacità di saltare l'uomo. Non è questione di modulo, è un processo che richiede tempo, la fase di finalizzazione. Perché io dico, lo ripeto, io agli attaccanti chiedo molto, molto sforzo, molto sacrificio, molta corsa, ma non è una questione mia. Io credo che il calcio oggi, il calcio proprio a livello generale, è un calcio fisico, è un calcio di corsa, e anche le grandi squadre, i grandi attaccanti corrono e rincorrono, quindi credo che sia proprio il calcio moderno che richiede questo agli attaccanti. E quindi se la fase di non possesso dei nostri attaccanti è ottima, dobbiamo migliorare la fase di finalizzazione, quello è indubbio. Buongiorno mister, ben rivisto. Buongiorno. Io volevo chiederti se allo stato attuale la posizione, non tanto la posizione, ma i punti in classifica che ha il Teramo sono quelli che sostanzialmente ti aspettavi all'inizio dell'anno, o meglio, con questo parziale rallentamento il Teramo è entrato in quella che è più la sua dimensione? Ecco, non so se sono stato chiaro. Ma allora, la squadra potenziale anche di queste posizioni di classifica, naturalmente all'inizio io non pensavo che potevamo avere tutti questi punti, perché siamo partiti in mezzo a mille difficoltà. Poi quando arriva un allenatore nuovo non è facile subito riuscire a trasmettere i propri principi di gioco, però credo che la squadra abbia questo potenziale. Ultimamente abbiamo avuto diversi infortuni che hanno un po' così rallentato il processo. Abbiamo avuto anche degli episodi un po' a sfavore, e quindi questi due elementi hanno un po' rallentato, ma parliamo di qualche punto in classifica. Però ripeto, secondo me la squadra ha grande potenziale. Quello che dico sempre è che la difficoltà sarà mantenere questo ritmo, la difficoltà era arrivarci a questo ritmo, siamo stati molto bravi, i ragazzi sono stati eccellenti per fare quello che hanno fatto fino adesso, noi dovremmo essere bravi a mantenere. Certo, a volte gli infortuni fanno la differenza in un campionato, non bisogna attaccarsi a queste cose, perché chi gioca secondo me fino adesso ha fatto sempre bene, però è inevitabile che quando la squadra trova un equilibrio e vai a modificare qualcosa per forza devi metterlo in conto, soprattutto quando giocano ragazzi giovani. Noi siamo una squadra che gioca quasi sempre con tanti giovani in campo, e il ragazzo giovane ha un processo più lungo di apprendimento, di caratteriale, mentale, tecnico, di cui tutti dobbiamo farne fronte e esserne consapevoli. Ti volevo chiedere, mister, se sei indeciso tra l'utilizzo comunque di un giocatore come Santoro, che ha sempre giocato, è uno dei punti di riferimento di questa squadra meritatamente, e l'impiego magari al suo posto di Viero, visto che Santoro non è al meglio, ha svolto, da quello che ne sappiamo noi, solo un allenamento di ieri, anche per gestione dei rapporti dello spogliatoio, ecco, cioè magari impiegare un giocatore quando il titolare non è al massimo. Ma a Santoro, Simone ha perso un allenamento questa settimana, non so da dove è venuta questa notizia che si è allenato solo ieri. È una domanda la mia. Non so, no, deduciamo.
perché abbiamo visto il report ieri, quindi... Okay. Santoro ha perso un allenamento questa settimana, non ho fatto la formazione, non so, l'ho visto bene. Simone è un giocatore che fino adesso ha fatto quasi sempre la differenza. Federico Viola è un giocatore importante per noi, domenica è rientrato, ha giocato bene, e quindi nelle scelte si valutano tutti questi elementi. Mister, provo a chiederti, dando per scontato l'utilizzo di Santoro, quindi se i dubbi restano tra Sciani, Celentano, Pinsauti, Bonino, e se Mungo può essere ipotizzato anche al posto di un Bombaggi che non ci sembra essere al meglio della condizione da qualche settimana. Ma sono tutti avvicendamenti che possono essere fatti. C'è anche Gerbi che è tralasciato, che è un giocatore importante per noi. Vediamo. Mi sarebbe difficile per noi valutarli i giocatori, perché non li vediamo se non in campo, e purtroppo Gerbi lo abbiamo visto pochissimo. Buono a sapersi che è una valutazione che sta facendo. Buono a sapersi. Infatti è un giocatore importante, di grande potenziale, che, su cui facciamo tanto affidamento noi. Bene. Mister, a proposito di Trasciani, come lo vedi nel ruolo di terzino destro? Ma non è. Allora, Daniele è un centrale, è adattato a destra perché in questo momento abbiamo dei diversi infortunati. E non ha giocato male, secondo me. Certo, non è il suo ruolo, e qualcosa in fase di possesso non lasciamo indietro. Forse guadagniamo in fase di non possesso, però per quanto riguarda lo sviluppo di gioco qualcosa concediamo se gioca Daniele sulla destra, ma proprio per caratteristiche, perché lui non è un terzino. Ecco mister, Gerbi potrebbe giocare dal primo minuto, noi lo abbiamo visto pronto in settimana, anche voglioso di scendere subito in campo. Prima ha parlato di modulo, ma per migliorare la fase di finalizzazione, quindi cosa serve? Magari interscambiare gli attaccanti, quindi Gerbi per esempio potrebbe essere pronto? Ma Gerbi, ripeto, è un giocatore importante che è pronto Gerbi, quindi vediamo domani, potrebbe anche essere lui il titolare. Per migliorare la fase di possesso, ma l'ho risposto prima, dobbiamo essere più bravi negli ultimi 30 metri, perché questa squadra arriva benissimo sulla tre quarti, al limite area di rigore. Dobbiamo migliorare lì, nella ricerca della concretezza, nel centimetro, nell'ultima fase che fa la differenza, cioè saltare l'uomo, arrivare prima dell'avversario su un cross, mettere meglio il cross. Insomma, è una fase un po' di tutti, però è un processo più lungo rispetto alla fase difensiva. Ecco mister, invece proprio riguardo alla fase difensiva, visto che mi pare di capire allora che per migliorare davanti è questione di dettagli, gli stessi dettagli servono anche dietro per evitare quello che sta succedendo nelle ultime partite, cioè magari di subire gol anche alla prima occasione dell'avversario, visto che comunque il Teramo continua a concedere poco, però magari subisce un po' di più rispetto a prima, subisce reti un po' di più rispetto a prima. Allora, purtroppo la verità è che a Torre del Greco abbiamo preso un tiro in porta e abbiamo preso gol. Il calcio è questo, ci sono dei momenti nella stagione in cui subisci un gol, subisci un tiro e prendi gol. Stessa cosa con la Vibonese, due tiri, due gol. Lo so che a raccontarla è troppo banale, però purtroppo è così. La fase difensiva è una fase di attenzione, una fase di organizzazione, è una fase di predisposizione al sacrificio. E è facile, più facile rispetto alla fase offensiva. La fase offensiva ci vuole qualità, per giocare bene ci vuole qualità, per far gol ci vuole qualità. Non ci mancano, secondo me questa squadra ha le qualità giuste, è vicina, i nostri giocatori sono vicini, secondo me questa è la mia idea, sono vicini a far gol, sono vicini ad esplodere, perché manca veramente poco, rimango ad avere molta fiducia nei giocatori che abbiamo a disposizione. Ci parliamo di episodi, parliamo sì. Di episodi, ed è giusto che sia così nella valutazione del fatto che spesso l'episodio condiziona il risultato, e quindi si dice la squadra probabilmente deve gestire meglio alcuni momenti, però è la stessa squadra che magari non sapeva gestirli quei momenti, che però grazie ad altri episodi
ha portato punti a casa, quindi probabilmente è così, è fisiologico che sia così, sia nel bene che nel male, non è una valutazione del momento, sono spesso solo gli episodi che condizionano poi l'analisi pre e post. Ho capito, no, adesso ho capito. Allora, i momenti della partita li abbiamo gestiti dall'inizio fino ad oggi, non è che c'è stato qualcosa di diverso. In questo momento, in quei momenti che subiamo quel dettaglio, parlo di momenti in generale, 10 minuti, 20 minuti, secondo me possiamo migliorare nell'aver più personalità, nel continuare a perseguire quel gioco che facciamo. Quindi di possesso palla, di difesa, di tutte quelle cose che facciamo, di riaggressioni, perché in questo momento, in quei momenti in cui ci smarriamo un po', purtroppo subiamo gol. Dico che in un campionato ci stanno questi momenti in cui tu prendi un tiro e prendi gol. Noi dobbiamo essere bravi, e questa è la mia risposta, noi dobbiamo essere bravi affinché non sia l'episodio a condizionare le partite, perché un episodio o a favore o contro ce l'avrai sempre. Noi dobbiamo essere bravi ad accumulare una mole di gioco così alta che non è il palo e la palla va fuori e perdi una partita, quello è il nostro obiettivo, che non è a Torre del Greco prendi l'unico tiro in porta, gol, ci sta, però noi dobbiamo essere più bravi dell'episodio, cioè a creare molte più situazioni, a difendere secondo me meglio, anche se concedere un tiro ci sta, però in quella situazione si poteva difendere meglio, e quindi la crescita della squadra sta proprio lì. Dove dobbiamo fare ancora tanto di più se vogliamo star su, se vogliamo competere con le squadre di alto livello, e quindi migliorare la fase di possesso, migliorare le finalizzazioni. Quando la palla arriva al cross bisogna crossare, quando la palla è in area bisogna tirare, quando si difende si deve difendere, quando c'è un momento difficile della partita bisogna stringere i denti e farlo passare. Ecco, diventare una squadra che non sia l'episodio. In questo momento è l'episodio che sta facendo un po', che ci sta lasciando un po' di punti in strada. La nostra bravura sarà far sì che non sia l'episodio, ma che saremo noi padroni del nostro destino. Ecco, questo è.